tutti abbiamo capito, soprattutto nel periodo del Covid più intenso, quanto fosse necessaria una buona connessione. E quindi è necessario che il gap che allontana l'Italia dagli altri paesi venga recuperato nel tempo più celere. Siamo lieti che Imperia sia fra le prime città che hanno avuto un investimento da Open Fiber per un importo vicino ai 5 milioni di euro, che garantirà a 16.000 famiglie della città di Imperia il collegamento con la banda ultra veloce. Questo è il futuro, questo è il progresso ed è molto importante in una città come Imperia che vuol crescere, che ha il porto turistico più grande del Mediterraneo, che quindi riceve imbarcazioni molto importanti, ha bisogno di avere una connessione sicura e veloce. Signora Saglietto, siamo nella sua tabaccheria che da quasi 2 mesi è agganciata alla fibra ultraveloce. Ha notato una differenza? Riesce anche a servire, a offrire servizi maggiori? Sì, più che altro in più velocità. Una cosa più veloce che nel nostro lavoro serve la velocità, quindi va bene. Quindi appunto per pagare bollettini? Tutto, i carichi, tutti i servizi che facciamo che hanno bisogno di una connettività veloce, riusciamo a essere un attimino più performanti. Quindi ci sono anche meno problemi, tipo bisogna aspettare, si deve resettare. Sì, certo. Perciò anche i clienti sono molto più contenti. Certo, sicuramente, aspettano meno, quindi riescono a essere più veloci. Il nostro progetto è partito alla fine del 2020, e adesso siamo arrivati a un ottimo punto dal punto di vista dell'avanzamento dei lavori qua su Imperia. Abbiamo deciso di iniziare dalla zona di Oneglia e presto ci sposteremo nella zona di Porto Maurizio. Il progetto è un progetto importante, sono più di 100 km di infrastruttura in fibra ottica FTTH che daranno la possibilità di collegarsi e di abilitare servizi ad alto valore aggiunto attraverso l'attivazione con i nostri partner, i nostri operatori partner, ai cittadini di Imperia, sia per quanto riguarda le utenze domestiche sia per quanto riguarda le utenze commerciali. Abbiamo già connesso più di 7.000 unità immobiliari. Abbiamo aperto la vendibilità nel mese di aprile, i riscontri sono sicuramente buoni, grazie anche alla collaborazione con la pubblica amministrazione del comune. Questo è un progetto complesso che comporta un alto numero di scavi, oltre che un importante punto di utilizzo di infrastrutture già presenti. Contiamo di avanzare molto velocemente nel corso della seconda parte di questo 2021 e poi per tutto il 2022 per arrivare entro la fine appunto del 2022 a dare la copertura a tutta la città di Imperia. Siamo molto contenti di lavorare qui a Savona, siamo al 65% e stiamo lavorando per concludere tutta quanta la rete entro marzo dell'anno prossimo. Il nostro obiettivo ovviamente connettere quante più unità immobiliari possiamo di questa città. Attualmente siamo a 18.000 unità immobiliari connesse, abbiamo una buona risposta anche da parte dei nostri clienti e delle attivazioni, quindi siamo soddisfatti di regalare a questa città un po' di connessione a banda ultra larga.